Ma l'estate fa bene ai capelli? Il sole, la salsedine, il cloro, i lavaggi frequenti sono un mix che disidratano e increspano i tuoi capelli, specialmente se sono trattati chimicamente, come per esempio colore o decolorazione. Il sole aggredisce, il sale prosciuga e disidrata. Però ragazzi, è anche vero che l'estate regala fantastiche schiariture naturali che illuminano sia il viso che l'abbronzatura. Oltre che splendide onde che riescono solo al mare, io infatti le chiamo effetti spiaggia. Ma quindi, cosa possiamo fare per far sì che l'estate faccia bene ai nostri capelli? La parola d'ordine è proteggere. Proteggere la testa esattamente come andiamo a proteggere il viso e tutto il resto del corpo. E il prodotto che scegliamo per farlo è fondamentale, in quanto la mia esperienza negli anni mi ha portato a capire che è molto diverso scegliere uno spray oppure un olio o una crema. La differenza nel prodotto la fa la tipologia dei capelli, se hai dei capelli sottili oppure grossi, se hai dei capelli mossi o lisci, oppure se sono colorati o decolorati. Quindi, in base al tipo di capello, utilizzeremo il prodotto più idoneo. Ed ecco perché è importante affidarsi ad un professionista che ti consigli il prodotto più indicato. Per far sì che l'estate diventi un'alleata del tuo benessere, ti lascio tre consigli per acquistare i prodotti estivi in modo efficace. Il primo consiglio: se hai dei capelli sottili, privilegia uno spray. Ha una textura evanescente e lascia un effetto super leggero, proteggendo comunque alla grande, da mettere sia prima di esporsi il sole, ma anche durante il giorno, dopo un bagno, per esempio. Il secondo consiglio: se hai dei capelli grossi e hai una capigliatura corposa, punta su un olio oppure su una crema. In questo caso, oltre che a schermarti dai raggi ultravioletti, andrai contemporaneamente ad idratare e nutrire. Il terzo consiglio, invece, se hai dei capelli colorati, in questo caso serve una coccola in più, perché in estate sigillare il colore è importante, tende comunque a scaricare. Quindi, oltre alla protezione, dopo lo shampoo serve reidratare. E ti consiglio di privilegiare delle maschere che magari contengono dei pigmenti colorati, quindi andrai a preservare il colore o nel caso dei biondi andrai a neutralizzare effetti indesiderati. Se questo video ti è piaciuto, se ti è stato utile, lasciami un mi piace e iscriviti al canale. Mi raccomando, attiva la campanellina così sarai sempre avvisata sui nuovi contenuti e se hai qualche domanda, qualche riflessione, scrivimi pure qua sotto, sarà un piacere per me risponderti. Ci vediamo al prossimo Terry Solution per passare insieme un'estate di bellessere. Ciao!